dagli via. Arriva anche nelle Marche la sperimentazione di IT Alert. Martedì 12 settembre il primo test del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Illustrate ad Ancona le tipologie di rischio e le modalità. Tragedia ieri in spiaggia a Pesaro. Muore annegato un turista polacco di 71 anni. 70 km orari lungo la superstrada E78. Il consigliere regionale Rossi contatta l'ANAS per chiedere un intervento urgente sul tratto stradale. Parco urbano, dato l'ultimatum alla ditta che esegue i lavori. Partito l'intervento alla casa del parco e ripreso quello del primo circuito pump track della città. Una maxi tavolata con ben 2024 pizze Rossini per festeggiare anticipatamente Pesaro, capitale italiana della cultura. Grande soddisfazione tra i partecipanti. Convegni, giochi e spettacoli. Da venerdì a domenica torna il Palio della Rocca a Serra Sant'Abbogno. Domenica la disfida tra i castelli con la corsa delle oche e il 16 settembre il rito della premiazione. E riempire il palazzetto dello sport. Gli allenatori Toffoli e Roscini raccontano gli obiettivi e le emozioni in vista della nuova stagione della Virtus Volley Fan. Ben ritrovati cari telespettatori ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Fano TV. Lo avete sentito dai titoli, il prossimo 12 settembre intorno alle ore 12 nella regione Marche si svolgerà la sperimentazione nazionale del nuovo sistema di allarme pubblico IT Alert che in caso di gravi emergenze e catastrofi naturali imminenti raggiunge i territori interessati dall'evento tramite un SMS inviato ai cittadini. Ce ne parla di più Simona Zonghetti. IT Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, arriva nella nostra regione martedì 12 settembre tra le ore 12 e le 13 con un messaggio di test che una volta a regime potrà essere attivato per informare direttamente ai cittadini in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. Una volta chiusa questa prima fase, nel 2024 IT Alert diventerà operativo sul territorio nazionale e si attiverà in 6 casi di competenza del Servizio Nazionale di Protezione Civile, maremoto generato da un terremoto, collasso di una grande diga, attività vulcanica, incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali o precipitazioni intense. Ad illustrare i dettagli, questa mattina ad Ancona, l'assessore regionale alla Protezione Civile, Stefano Guzzi. Avverrà che cellulari, i telefoni di tutti coloro che in quel momento si trovano nella regione Marche, quindi non solo i residenti ma anche coloro che sono di passaggio o temporaneamente presenti sui nostri territori, tutti coloro che avranno il telefono acceso nella nostra regione Marche in luoghi raggiungibili dalla rete, avranno un messaggio che è appunto una prova di allertamento. Poi ci sarà scritto anche che si può collegare a un sito, si può anche interagire, rispondere diciamo attraverso questo sito dando un giudizio su quello che diciamo è avvenuto, questo non è obbligatorio. Per far smettere il telefonino di suonare occorre aprire il messaggio, altrimenti continua diciamo il suono. Non deve allarmare nessuno, è una sperimentazione, non c'è nessuna emergenza, però è un test che sarà molto utile per mettere invece successivamente, probabilmente i primi mesi del prossimo anno, in funzione questo sistema, che è un sistema di allertamento che non sostituisce i normali sistemi di allertamento di protezione civile presenti già nella nostra regione, ma si aggiunge. Ovviamente interverrà solo nelle aree interessate da eventi particolarmente drammatici. È molto importante, ha aggiunto l'assessore, che i cittadini siano informati di questa iniziativa voluta dalle istituzioni europee e intrapresa dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, che ha dato il via al percorso in molte regioni italiane, tra cui le Marche. Inoltre, non è necessario iscriversi né scaricare alcuna applicazione e, come spiegato dal direttore della Protezione Civile delle Marche, Stefano Sefoni, qualora martedì prossimo ci fosse una vera allerta, l'esercitazione verrà rimandata.
ma nell'occasione del 12 questo sarà solo un segnale che, che dice è una prova per vedere se il sistema funziona e sarà in due lingue, in italiano e in inglese, e verrà chiesto per chi vuole di entrare in un sito internet e eventualmente sia leggerne il contenuto ma anche compilare un report su quello, sull'esperienza, diciamo, che serve più che altro a chi sta dall'altra parte per vedere se c'è un feedback positivo da parte della cittadinanza o quantomeno se si è attivata o se, piuttosto che è rimasta, diciamo, neutra rispetto ad aver ricevuto questo segnale. È un segnale che va letto per forza, perché altrimenti il telefono non lo può utilizzare, un report. È un'iniziativa nazionale, è un'iniziativa che deriva da una direttiva comunitaria di tanti anni fa, è stata adeguata recentemente a tutto quello che è legato al rispetto della privacy nelle telecomunicazioni, quindi non ci sono rischi di questo genere come alcuni cittadini in altre regioni hanno paventato, e non si sostituisce nessun altro tipo di allertamento che noi abbiamo in funzione. Questo si aggiunge per eventi particolarmente gravi. A Pesaro ieri nel primo pomeriggio un turista polacco di 71 anni in vacanza da qualche giorno nella città è morto annegato nel tratto di spiaggia all'altezza di Bagni 34 nella zona di Levante, più precisamente vicino alla foce del Genica. Non sono chiare al momento le ragioni che hanno portato al decesso dell'uomo. Il turista è stato notato in acqua mentre mostrava qualche difficoltà per via delle correnti marine ed è stato immediatamente raggiunto da un bagnino. Quest'ultimo ha riportato l'anziano a riva, dove erano presenti i sanitari del 118 per praticare le manovre di rianimazione. Purtroppo il turista polacco non c'è stato nulla da fare e restano da chiarire le cause del decesso. Sul posto, oltre ai sanitari, è intervenuta anche la guardia costiera della Capitaneria di Porto. Autocarro in fiamme nella notte in un'area di servizio lungo la 14 tra Marotta e Senigallia. I vigili del fuoco di Senigallia, in collaborazione con i colleghi di Fano, sono intervenuti con 4 autobotti, provvedendo a spegnere le fiamme con del liquido schiumogeno e a mettere in sicurezza l'area dell'intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche la polizia autostradale. Ed ora parliamo di un tema ancora acceso tra gli automobilisti e i camionisti. Parliamo nel prossimo servizio dei 70 km orari imposti lungo la superstrada E78. Il consigliere regionale Giacomo Rossi ha già contattato ANAS per chiedere subito un intervento al manto stradale. Sentiamo. Non è passato inosservato il cartello dei limiti dei 70 km orari posto lungo la superstrada E78. Sono diverse infatti le segnalazioni e le lamentele arrivate alla nostra redazione e sui social dopo l'installazione della segnaletica apparse durante l'ultima settimana di agosto. La causa di questo limite è dovuta alla deformazione del manto stradale. Ad intervenire su questa situazione è stato il consigliere regionale Giacomo Rossi, che ha già contattato l'ANAS. Anche a me mi sono arrivate molte segnalazioni su questa situazione, anche se la competenza non è della regione ma di ANAS. ANAS ha appunto apposto il limite dei 70 per una questione di sicurezza a seguito del verificarsi di queste buche, di questi avvallamenti, e in un tratto addirittura chiuso una corsia. E ANAS mi ha risposto che ha sollecitato anche dopo la mia telefonata la direzione per il finanziamento della perizia, che dovrebbe andare appunto a far sì che avvengano i lavori, e io spero nel minor tempo possibile. Spero che questi lavori tra l'altro siano fatti anche bene. Non possiamo permetterci che questo tratto dell'unica superstrada che abbiamo rimanga chiuso con dei limiti di chilometraggio orario che non sono di una superstrada. Tra l'altro questo tratto di superstrada è molto importante perché è a ridosso della zona industriale di Fani, quindi diciamo che è opportuno che si provveda subito alla messa in sicurezza, alla manutenzione di questa importante arteria.
Autocontrobici questa mattina intorno alle 8.15 a Bellocchi di Fano. L'incidente, avvenuto nella rotatoria tra via 26esima e via Prima Strada, ha visto coinvolte una Seat Ibiza guidata da una 46enne rumena residente a Fano e una ciclista fanese di 17 anni. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale, l'auto, una volta immessa nella rotatoria, è entrata in collisione con la parte destra del velocipede, facendolo rovinare sulla strada. La 17enne è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso. E cambiamo argomento per parlare del parco urbano. Dopo i ritardi, l'amministrazione comunale di Fano ha dato l'ultimatum alla ditta che sta eseguendo i lavori. Intanto, martedì è partito l'intervento sulla casa del parco e sono ripartiti i lavori per il circuito del pump track. Un punto dei lavori dovuto alla città per quanto riguarda il parco urbano alla luce dei grossi ritardi che ci sono stati in questi mesi, anche perché ci eravamo presi un impegno, per l'estate dovevamo riconsegnare il cantiere alla città, purtroppo c'è una ditta problematica che stiamo affrontando con grande serietà in maniera puntuale e facendo anche degli ordini di servizio e incontrandola spesso, proprio ieri abbiamo avuto un incontro anche col sindaco e tutti i tecnici per dare un'ultima destinazione. L'ultima destinazione è fine anno. Entro fine anno la ditta dovrà reintervenire sulla pavimentazione di tratti di pista ciclabile che in questo momento, poiché sono fatti di uno stabilizzato naturale per non avere un forte impatto sull'ambiente, si sono leggermente deteriorati. Onde evitare che si sgretolano e non ci sia una buona manutenzione nel tempo, li facciamo rifare. Manca da realizzare la terza area, che è quella proprio degli arredi della piattaforma che si interseca con le due piste ciclabili e diventerà l'area appunto della socialità, dove le persone si potranno sostare, ma nello stesso tempo potranno anche creare dei momenti di amicizia, e tutta la messa a dimora del verde, che questa invece partirà da ottobre. Ci sarà anche un rifornimento di terra vegetale proprio a rinforzo di tutto questo, di questa piantumazione. L'impianto di illuminazione e tutti i sottoservizi sono già allacciati, resta solo da sostituire un palo della luce che è stato vandalizzato in questo tempo. Dopodiché entro fine anno questo cantiere ci verrà restituito. Una buona notizia invece è che questa settimana sono partiti i lavori sulla casa del parco, c'è stato l'allestimento dell'area di cantiere, successivamente verrà smantellato il tetto e con il tetto tutta un po' la parte interna, mentre lo scatolame rimarrà il medesimo. Essendo un intervento che ha l'obiettivo di lavorare sulla parte sismica, lo scatolame è adeguato, invece bisogna ricreare una struttura interna e rifare il tetto, cosa che succede. Succederà insomma nei prossimi tempi, oltre che l'importante lavoro di efficientamento che avrà la struttura, ma questo nella fase ultima, proprio perché è un lavoro che si compirà nel tempo di un anno, quindi per la prossima estate lo potremo utilizzare al meglio con quel profilo appunto accogliente, didattico, culturale, associativo, di riferimento al quartiere, non solo, con cui è stato lavorato, pensato e realizzato. L'ultimo cantiere che è in piedi è la pump track, che anche questa settimana dopo il periodo estivo è ripartito. La pump track, ricordiamo che in questo momento stiamo facendo dei lavori sulle sottofondazioni, proprio la predisposizione degli allacci dell'acqua, della luce e delle fogne, per far sì che una volta fatto questo possiamo poi parallelamente iniziare a lavorare su una delle parti per stabilizzare il terreno e cominciare a creare quel saliscendi che è tipico di questa, la caratterizzazione di questa pista, che appunto poi sarà a disposizione della città. Sono convinta che per la prossima estate questo parco avrà una nuova vitalità perché potrà essere vissuto nella sua pienezza, in un'ottica di raggiungimento, nel senso che verrà collegato alla città attraverso la pista ciclabile che partirà dal centro natatorio e poi proseguirà su via Papiria. Ma ci sarà un'altra infrastruttura che naturalmente coinciderà con questa accessibilità, che è proprio la ciclovia del Metauro, che appunto collegherà il parco urbano con la zona di Sant'Orso sino a Bellocchi. Ed ora andiamo a Pesaro, dove ieri sera si è svolta la maxi tavolata con ben 2024 pizze Rossini, un evento per festeggiare in anticipo la capitale italiana della cultura del prossimo anno. Ma tu voliva pizza, pizza, pizza.
Una serata di festa nel segno della pizza Rossini, simbolo della città di Pesaro e unica al mondo. Mercoledì 6 settembre si è svolta la maxi tavolata lungo Viale della Repubblica con sedie e tavolini sistemati in modo che dall'alto potessero formare il 2024, anno che vedrà Pesaro capitale italiana della cultura. Pizza Rossini è un simbolo per noi, ci scherziamo tanto perché coloro che vengono da fuori sono molto sospettosi, poi quando l'assaggiano non la lasciano più. E in generale è un piatto tipico del nostro territorio e oggi, grazie a questa bellissima tavolata con migliaia di persone, manderemo una cartolina di Pesaro in tutta Italia e in tutta Europa in vista della capitale italiana della cultura. Quindi è un modo di esserci, per stare insieme, per essere protagonisti attraverso una cosa tipica e comunque un'organizzazione complessa, perché 40 pizzerie, i volontari, i tavoli a forma di 2024, insomma non era una cosa da poco, al momento sta andando davvero tutto bene. Da qui inizia la capitale della cultura. Ma è un crescendo rossignano, come noi abbiamo detto. Ogni evento che abbiamo fatto quest'estate ha guardato il 2024 e così sarà per l'autunno. Però diciamo, a fine estate un evento di questo tipo è sicuramente un valore aggiunto, anche perché molti si muovono anche attratti, diciamo, dalle curiosità gastronomiche. A Pesaro si mangiano tantissime cose buone, dai passatelli col pesce a tante altre ricette tipiche pesaresi, però la pizza Rossini è molto pop, è una cosa che possono mangiare ovunque. Come nasce questa serata? Ma nasce in realtà da lontano, nasce da qualche anno fa, pre-pandemia, quando volevamo fare una foto di questo tipo e una cena di questo tipo per il lancio della capitale europea 2033, per dire tanti anni prima io c'ero, no? E l'orizzonte rimane, però nel frattempo siamo diventati capitale italiana e ci è piaciuta l'idea per lanciare la partecipazione popolare della città, che poi è quella che fa la differenza nella riuscita e nel far percepire ai visitatori che avremo quanto questa manifestazione sarà sentita e anche quanto elementi caratteristici come la pizza Rossini siano identitari. E soprattutto vogliamo comunicare anche l'idea di una capitale della cultura che vuole, diciamo, non prendersi troppo sul serio ed essere anche accogliente rispetto a pubblico largo, perché poi l'obiettivo delle capitali della cultura è anche quello di fare conoscere la città e lo spirito dei cittadini. Finale nel segno della magia, prima la grande foto dall'alto col drone, poi un brindisi con 500 bottiglie di prosecco. Pesaro capitale italiana della cultura inizia con 2024 pizze Rossini e tante emozioni. Come è andata questa serata? Molto bene, perché la Rossini è Pesaro e quindi noi siamo di Pesaro, di conseguenza dobbiamo festeggiare non solo la Rossini ma anche Pesaro capitale della cultura. È una serata bella, stare insieme a tutti i pesaresi, 2024 pesaresi tutti insieme, è un'occasione unica. È andata benissimo, è stata una bella serata, è una delle prime volte che io partecipo, però mi ha lasciato soddisfatto. Sono felice anche perché vedo una grande tranquillità, partecipazione, e quindi una cosa più bella di così non poteva essere. Bellissimo, sono felice. La pizza com'era? Buona, veramente, io non la mangio mai, quella invece stasera l'ho mangiata tutta e mi è piaciuta. Molto bella, molto bella, ci voleva. Per noi pesaresi la Rossini poi è storia, quindi siamo molto divertiti. La pizza com'era? Era buona, buona, veloce, abbiamo mangiato tutti, abbiamo bevuto tutti, quindi molto buona. Com'è stata questa esperienza? È stata positiva perché l'organizzazione è stata veramente molto buona, non ci sono state file, è stata veramente oltre le aspettative sicuramente. Bellissimo, secondo me è un'organizzazione fantastica. Ho guardato l'orologio quando hanno urlato 2024, la 24esima pizza, erano le 8:50, io neanche al ristorante, quindi direi perfetto. Com'era la pizza? Buonissima, buona buona, non mi aspettavo niente di più, buonissima, ci è piaciuta. Poi la Rossini è per forza buona. La pizza era ottima, l'ambiente è ottimo, i compagni del tavolo perfetti, tutto bene. Anche le tempistiche eccellenti. Eccellenti, la pizza è arrivata subito, niente da dire. Signora, com'è stata questa esperienza? Bellissima, come si prevedeva. Molto bene. La pizza com'è stata? La pizza buonissima, la Rossini speciale. È
è un'esperienza promossa e da ripetere magari in futuro. Ah, quest'altro anno aspettiamo cose grandi per il 2024. E il servizio è stato curato da Marco Lonigro. Proseguiamo con il nostro telegiornale. Nei giorni scorsi a Sassonia di Fano è stato presentato il libro in cui sono stati raccolti i 40 anni di storia del centro anziani che va dal 1983 al 2023. Una serata di festa alla quale hanno preso parte gli amministratori locali, oltre a coloro che ogni giorno vivono e portano avanti questa realtà. Cristiana Guerra. 40 anni e non sentirli, una vita di ricordi, di momenti vissuti raccolti attraverso fotografie e testimonianze in un libro intitolato Cambiare per rimanere sempre gli stessi. Si tratta della storia del Centro Sociale Club Sassonia che venerdì sera ha festeggiato in un clima di gioia ed emozioni un traguardo di grande valore. 64 pagine con immagini bianco e nero che toccano la mente e il cuore. Poi le foto a colori dei giorni nostri, realizzati grazie alla collaborazione e il sostegno di tante persone. Questo libro è un po' il frutto del lavoro di alcune persone, il mio collega giornalista Marco Giovenco, il fotografo Paolo Tallevi e anche l'architetto Gianni Lamedica. Ognuno ha dato il proprio contributo perché questo libro praticamente racconta non solo la storia delle 40 anni del club di Sassonia, ma racconta anche l'antecedente a questa nascita del club, racconta una storia fatta di uomini e soprattutto che provenendo in principal modo dal mare hanno costituito la radice sulle quali dopo si è sviluppato questo club anziani, che è un club anziani abbastanza eterogeneo, abbastanza singolare rispetto ai club anziani di quartiere, perché raccolgono solo le persone dello stesso quartiere, mentre invece questo, stando appunto in Sassonia, raccoglie un po' tutte quella che è la platea degli anziani e delle persone di una certa età che frequentano anche il mare di Sassonia. Un ritrovo importante per l'intero territorio, quello del centro di Sassonia, che offre l'opportunità di utilizzare il proprio tempo libero incoraggiando esperienze aggregative e di scambio, fondamentali per sentirsi meno soli, perché ciò che è bene non è il vivere, ma il vivere bene, diceva Seneca. L'attività principale nostra è l'attività di aggregazione dei soci. Poi organizziamo chiaramente degli eventi in corrispondenza delle ricorrenze principali e eventi che promuovono ulteriormente la vicinanza dei soci a questo posto. Oltre agli eventi abbiamo delle attività, quest'anno per esempio abbiamo avuto un corso in collaborazione con il liceo Onolfi Apolloni di alfabetizzazione informatica rivolto ai soci, che ha visto insieme in rapporto 2-1 ragazzi del liceo, terzo anno del liceo, e i nostri soci. È stata un'esperienza bellissima. Cogliamo nell'arco dell'anno tutte quelle occasioni che possono essere funzionali al nostro dettato statutario. Presenti all'appuntamento il sindaco Seri ed altri componenti dell'amministrazione comunale, oltre a tanti amici e la BCC, da sempre attenta alle attività del territorio. Noi siamo vicini a questa associazione e continueremo a farlo. È bello raccontare questa esperienza perché l'esperienza di relazione, di coinvolgimento, di partecipazione è un po' anche il racconto di quella dell'evoluzione che c'è stata anche nelle abitudini, nelle relazioni in riva al mare, in queste zone che raccoglievano persone legate al mare, alla pesca, e quindi raccontarle, scriverle è sempre un bel momento. Durante la serata anche una targa ricordo donata dall'amministrazione comunale al circolo ricreativo per i suoi primi 40 anni. Da venerdì a domenica a Serra Sant'Abbondio è in programma la 35esima edizione del Palio della Rocca. Durante l'evento, che prevede momenti ludici e culturali, i sei castelli si sfideranno nella caratteristica Corsa delle Oche. Sentiamo. Per tre giornate Serra Sant'Abbondio farà un tuffo nel Medioevo con il Palio della Rocca, un evento organizzato dalla Proloco e dal Comune. Qual è il programma? Si parte il venerdì dalle 5:30.
c'è una mostra di musica e c'è un convegno a tema. E dopodiché si aprono con un banchetto medievale, la cerimonia che accompagna gli ospiti del banchetto. Ci sarà il giuramento degli ocari, che daranno il nome alla propria oca, e viene fatta l'estrazione dei posti di partenza, quindi una cerimonia di apertura del palio, diciamo. Poi ci sono i banchetti e le taverne aperte con le tipicità del posto. Il sabato si comincia sempre alle 5:30, si aprono le osterie, ci sarà la cerimonia con giocolieri, mangiafuoco, diciamo spettacoli in genere medievale, e in più ci sarà la corsa delle donne che si competono il palio di San Biagio, che è il nostro copatrono, e poi dopo la serata si andrà avanti con banchetti, musica e spettacoli. La domenica invece si comincia, che è diciamo la giornata principe del palio, si comincia con il corteo alle 4, ci sarà la corsa dei monelli alle 5 del pomeriggio, alle 6 seguirà la corsa dei grandi, che è quella diciamo che è la più attesa, dove si compete il palio di Sant'Abbondio, e tutto quanto verrà accompagnato sempre da armigeri, mangiafuoco, giocolieri, musica itinerante. Ci saranno 3 taverne aperte per poter mangiare e ospitare tutti quanti diciamo gli ospiti. Tra i vari spettacoli abbiamo anche i falconi. Ci saranno dei banchetti di antichi mestieri dove si potranno vedere magari i mestieri medievali, come venivano fatti, eccetera, questo sia il sabato che la domenica. Il venerdì abbiamo anche uno spettacolo teatrale che viene fatto dai ragazzi del posto, che stanno preparando già da giorni. Il palio si conclude domenica con fuochi d'artificio e poi ci saranno diciamo la musica con i Sisal Piper. La consegna dei premi viene fatta il 16 settembre, perché comunque una consegna dei premi viene fatta a Sant'Abbondio, quindi al nostro patrono, e viene fatta in chiesa. In quella data faremo la cena della pace, è una cena tradizionale in cui i castelli si rappacificano dopo la gara, e quest'anno per la prima volta, siccome cade di sabato, abbiamo organizzato un concerto con gli sciampisti, e quindi ci sarà anche il concerto, la possibilità anche di mangiare e bere anche per gli ospiti. E quindi aspettiamo tutti quanti al Palio della Rocca, Serra Sant'Abbondio, l'8, 9, 10 di settembre, chi vuole anche il 16, che abbiamo il concerto. Ed ora passiamo allo sport con la Virtus Volley Fano, perché è partita ufficialmente la nuova stagione della Serie A3, allenata da Paolo Toffoli e Simone Roscini. I due allenatori ci hanno rivelato le loro emozioni e i loro obiettivi. Le interviste di Stefania Schiaroli. Paolo Toffoli e Simone Roscini, due stelle del firmamento pallavolistico. Quali sono le emozioni di condurre questa squadra insieme nella vostra città? Ma le emozioni sono tante. Ritorno a casa con gente che conosco da tantissimo tempo, gente con cui sono andato a scuola. Non sarà facile, perché c'è il detto nessuno è profeta in patria, però io ce la metterò tutta e sono sicuro che faremo bene. Anche per me chiaramente è stata una bella cosa il fatto che Paolo quest'anno è ritornato a casa. Ho l'occasione di lavorare con un amico che conosco da una vita, e quindi penso che il lavoro ne possa trarre solo beneficio. Quali sono le esperienze mondiali che credi di poter portare in una realtà come quella fanese? Ma questo dai, sono cose passate mie, sì, ho diciamo esperienze dal punto di vista del gioco, tante manifestazioni a livello mondiale. Qui questa è la realtà di Fano, è una 3, sicuramente a Fano si è sempre respirato a pallavolo di un certo livello. Infatti io spero di vedere questo palazzetto pieno, sempre pieno ogni partita, ricreare l'entusiasmo. Dopo, sai, naturalmente vincere non è facile, perché anche noi siamo nel girone sud, ci sono tante squadre buone, tante squadre forti, quindi vincere, salire non sarà difficilissimo, però noi ce la metteremo tutta. È importante ricreare l'entusiasmo e portare tanta gente qui in questo palazzetto qui. Speriamo di riuscire ad avere il palazzetto sempre bello caldo, perché chiaramente giocare davanti a tanta gente è piacevole e dà grossi stimoli. Quindi chiaramente sappiamo che per poter far venire più gente possibile bisogna vincere le partite, è quella la medicina solita, e quindi cerchiamo di fare delle belle partite e avere il palazzetto sempre pieno.
E chiudiamo questa edizione del telegiornale aprendo l'album di famiglia di Fano TV per fare gli auguri a Claudio Antonioni e Maria Assunta Pedini di Fano, che oggi festeggiano ben 60 anni di matrimonio. Auguri da tutti i familiari e naturalmente da tutto il nostro staff. Noi invece ci fermiamo qui, vi lascio alle previsioni del tempo e alle programmazioni di Fano TV. Vi auguro una buona serata sul canale 19. Poco lontano.